Secondo voi ragazzi, qual è la macchina più bella di questa lineup? Lasciate un like, mi raccomando, e soprattutto scrivetemelo nei commenti. Quale preferite tra tutte queste? Salve a tutti, siamo qui per un nuovo video. In questo video ragazzi, come vedete dietro di me ci sono delle supercar, perché oggi faremo un rally, un raduno che ci porterà 200 più chilometri in giro per le montagne, colline, diciamo colline di Dubai, delle strade senza autovelox, delle strade di montagna finalmente tortuose, che ci porteranno probabilmente ad avere un ricordo incredibile di questa esperienza. Io andrò in giro con questa. Questa ragazzi è la macchina che porterò oggi insieme agli altri, ed è la Portofino, che era una Portofino Silver, una Ferrari Portofino Silver wrappata. Vi ricordate, se avete visto nello scorso episodio, siamo andati a ritirarla quando l'hanno wrappata, e adesso è così, rossa opaca con il tettuccio nero. Hanno fatto un ottimo lavoro, perché effettivamente non si vede che sotto era silver. Come vedete, tutta questa parte anche è stata wrappata, quindi adesso ha proprio lo stile Ferrari. Il problema di questa macchina, tra virgolette, è che veniva noleggiata meno proprio per il fatto di essere silver, ma adesso la situazione è risolta. Come vedete, le altre auto sono un Audi e-tron GT, che come sapete, beh, ovviamente sono un fan delle elettriche avendo la Tesla, e in questo caso sono contento di vedere un'elettrica che fa un giro con noi di 200 più chilometri. Magari deve stare un po' attento a come spinge, perché questa ha un'autonomia, se spingiamo veramente, di 200 chilometri, ma il resto, ciao. Audi R8 Spider, come vedete, gialla, la 488 Spider, poi abbiamo l'Huracan Evo posteriore, quella che abbiamo usato negli scorsi video, la LP610 10, una Huracan che ha in questo momento purtroppo lo scarico originale Lamborghini, ma normalmente arriva con uno scarico davvero assurdo, perché è potentissimo, e mi pare di avervelo fatto già vedere sul canale una volta quello scarico lì. Poi abbiamo un'altra Huracan Evo posteriore e il G. Quindi insomma, vedete che bel raduno di persone che siamo. Ma adesso vi faccio vedere, queste sono le auto ovviamente di Ben, che ce le ha a noleggio, e quindi adesso vi faccio conoscere anche Ben, per chi di voi ancora non lo conoscesse. Stiamo preparando ragazzi, stiamo accendendo tutte le supercar, guardate, le stiamo preparando per andare in giro, e saliamo a proposito sulla Portofino. sì, questa no, può fare casino in questo caso, però accendiamola anche noi ragazzi, che sinceramente non ho mai guidato una Portofino. Adesso sono a bordo, siete pronti? Ok. Ed eccoci qua che partiamo. Adesso io ragazzi ho anche una visuale speciale oggi per voi, dopo ve la faccio vedere quando siamo in montagna, ma intanto prepariamoci ad andare. Apriamo un attimo il tettuccio, perché ovviamente a Dubai si va in giro con il tettuccio aperto. Fatemi uscire, che ho già perso gli altri. Ok, va bene, oggi so che ci divertiremo un bel po'. Oh mio Dio, Dubai! Cavolo, peccato, purtroppo è rosso, mannaggia. Eccoci ragazzi, prima fermata di questo viaggio a fare benzina. Ehi! Woo! Faccio vedere tutta la lineup di auto. Mi sta pulendo il parabrezza. sì, adesso ci siamo parcheggiati tutti lì. Appena finiamo di fare il pieno, vi faccio vedere gli altri. Ed eccole qua ragazzi, guardate che paradiso, solamente a Dubai si può avere una cosa del genere. Adesso mi tolgo di mezzo perché stanno facendo le foto. Comunque nel frattempo vi faccio vedere dov'è finito. Dov'è finito Ben? Dov'è finito? Ed eccolo qua il nostro uomo di oggi. Non abbiamo ancora avuto il piacere di parlare con lui oggi, ma come va? Direi cioè, bene. Direi bene. Che giro facciamo siamo oggi? Carico. Spiegaci velocemente. Oggi prima tappa l'Hilton Beach Resort. L'Hilton? Di Ras Al Khaimah. Ok. Ci rilassiamo un attimino. Sì. Facciamo un po' di... Ma c'è anche un po' di guida, non c'è solo relax, no? Beh, abbiamo circa 400 km. Ah, 400? Ah, caspita! Direi che si guida tanto. Direi che si guida poi tanto. Poi saliremo sulla montagnetta lì su, vedrai lì, poi vedrete. Con delle belle strade. Esatto, finalmente possiamo goderci le auto, no? Bene, benissimo. Guardate che scena ragazzi. Bellissimo anche il cartello McDonald's comunque, ma in ogni caso abbiamo fatto il pieno a praticamente tutte, tu no, le macchine, e siamo pronti per partire. Allora Andrea, sei pronto? Buongiorno. Buongiorno. Che macchina guiderai tu?
Ah, mi sa che vado su un V10. Tu ho visto che te la stai spassando con la Portofino. Con la Portofino, che dovresti essere abbastanza familiare. Occhio della che va di traverso, eh. Una macchina che non vi ho fatto vedere è LG. Tutte le altre ve le ho fatte vedere. Questo è classico, questo è proprio Dubai Spec G63 V8 Biturbo. Sì, nero con i finestrini completamente neri, bellissimo. La 488 non so se ve l'ho fatta vedere. Cosa gli è successo qua? Uno schizzo gigante. Qualcuno l'ha vista e si è divertito. Ma comunque, ovviamente, guardate che scena. Le due Huracan sono spaziali. Ma mi piace anche la e-tron. E secondo voi, ragazzi, qual è la macchina più bella di questa lineup? Lasciate un like, mi raccomando. E soprattutto scrivetemelo nei commenti. Quale preferite tra tutte queste? Ed ecco qua, ragazzi, questa è parte del tragitto. Adesso direi che possiamo andare. Guardate che specchietto retrovisore, signori! Wow! Ecco il Burj! E adesso però dobbiamo seguire le indicazioni, perché se ci sbagliamo è un macello. Pure l'aereo! Pure Emirates! Sta sognando! Dovete darmi un pizzicotto? Mai avrei creduto che una cosa del genere sarebbe stata possibile. Eppure, eccoci qua, ragazzi. Ragazzi, siamo arrivati nel deserto. Siamo completamente fuori da Dubai adesso. E come vedete adesso la strada inizia ad aprirsi. Ma non è questa la parte più bella ancora. Hello, sorry. Yeah. Okay, perfect. Thank you very much. I will come today later afternoon, okay? Mi ha chiamato la gioielleria, cioè ragazzi, ma è incredibile. Ero qua in Ferrari, avvolto da Ferrari e Lamborghini. Mi chiama la gioielleria per dirmi che il gioiello per Veronica è pronto. Ma che caspita di vita è? Wow, ragazzi, siamo finiti in una località di mare. Adesso fino a un secondo fa si vedeva il mare. Adesso adesso vi faccio vedere il mare. Però prima qualche acceleratina non ce la toglie nessuno, Ed eccoci qua, siamo arrivati alla prima tappa del nostro viaggio, l'Hilton Hotel. Come vedete ci stanno aprendo le porte. Ci rilassiamo un po' in piscina prima di fare la strada tortuosa, quella... Vabbè. Dio, sembra di entrare... Avete presente l'hotel di Beverly Hills, quello... Hello, thank you. Wow. Queste cose solo nei film le ho viste. Anche su qualche video YouTube, però... Mai avrei creduto di viverla io in prima persona un'esperienza del genere. Ah, ed eccoci qua, ragazzi. Oh mio Dio. Che viaggetto, caldo soprattutto. GG, ragazzi, GG, veramente una bellissima avventura e siamo solamente all'inizio. Adesso stiamo cercando un caricatore per la e-tron GT. Comunque un paio di caratteristiche su questa Audi. Ragazzi, ha 646 cavalli in elettrico, potete immaginare quanto va questa macchina. E infatti fa 0-100 in 3 secondi e 3, nonostante questa sia una berlina decisamente più pesante rispetto ad esempio alla mia Tesla Model 3 Performance con tanta tecnologia. Ma mi piacerebbe un giorno, magari oggi ma magari un altro giorno, provarla questa macchina, essendo che insomma sono di elettrico, quindi vabbè. Ragazzi, niente male, vero? Guardate che edificio. Eccoci, ragazzi, ci troviamo finalmente sulla strada di montagna. Adesso volevo mettere la Insta360 e quindi ci siamo un attimo persi rispetto al gruppo. Vediamo se riusciamo in qualche modo a recuperarli, ok? Guardate che cosa epica è questa. Incredibile. Tutte queste supercar insieme, sempre un'emozione, ragazzi. Non potrebbe essere una formazione migliore. C'era un'altra, mi pare una 488 che è passata al contrario, perché questa deve essere una delle strade più amate dagli appassionati di auto di Dubai. Bellissimo. La strada si fa sempre più bella e sempre più interessante. Adesso però c'è
una specie di, non è che una Mitsubishi che dobbiamo superare. Mi sa che qua adesso parte la Lambo. E parte la Lambo. E parte l'R8. No, l'R8 non parte. Ah sì che parte anche l'R8. Noi dobbiamo aspettare la prossima curva, mi sa. Abbiamo il G dietro sempre pronto a offrirci supporto. Con le supercar in questa strada è una goduria. Attenzione ai lavoratori. Guardate che strada di montagna. C'è anche il dump. Ammazza. Addirittura. Wow. Bene, tiene bene la Portofino. Tiene bene. Wow. Non me l'aspettavo. Anche perché durante le rotonde prima ovviamente aveva le gomme un po' fredde, ma qualche traversino l'abbiamo fatto, ma adesso invece sembra che tenga molto bene. Cosa fa questo? Mi vuole stringere la curva? Non credo proprio, amico. Attenzione alla sabbia, ragazzi, perché qua purtroppo le strade hanno sabbia e polvere, il che significa che sicuramente avremo meno grip rispetto al normale. Bisogna considerare ogni aspetto quando si fanno queste cose qua. Mamma mia, perfetta, perfetta. È divertentissima, ragazzi. Wow. Attenzione che abbiamo davanti l'R8 che sta frenando per la curva. Che strada incredibile, veramente bello. Attenzione solo in faccia. Mettiamoci sulla destra come hanno fatto loro per prendere meglio la curva. Scaliamo di due marce, stringiamo la curva, speriamo che quelli dall'altra parte non ce la stringano a loro volta. Il G credo che lo abbiamo lasciato ancora sotto, anche se se la cava veramente bene, ma ovviamente è un classe G, non può fare le stesse cose che facciamo noi. Quello era un mini traversino, o almeno ci stavo provando. Stiamo rallentando. Tutto ok, tutto ok. La e-tron RS GT è davanti a tutti. Un attimo di pausa. Guardate che visuale. Guardate cosa abbiamo davanti e dietro, incredibile. Fatemi abbassare i finestrini così vediamo ancora meglio. E sentiamo ancora meglio le supercar. Questa deve essere una delle cose sicuramente più epiche che io abbia mai fatto. E pensate un po', è a Dubai. Tento a non stringermi la curva. Ok, perfetto. Che inchioda e attiva i segnali di emergenza. Guidata da Pirillo. Pure la Evo che perde la trazione. Perché ovviamente anche la Evo è a trazione posteriore. Gli scarichi incandescenti della Evo, incandescenti della Lambo, gli scarichi. Non so se lo vedete dalla GoPro, dubito, perché è un dettaglio minimo, ma ha gli scarichi incandescenti. Ragazzi, con quale macchina fareste questa strada? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Con quale auto fareste questa strada? Non deve essere per forza una di quelle che abbiamo oggi. Mio Dio! Un attimo di pausa. Lasciate un like, mi raccomando, ragazzi. Vorrei che fosse qui con me. Guardatela!
La e-tron che accelerata gli ha tirato totalmente da elettrica proprio. Spettacolo, spettacolo. Azione, uscita di curva. È accelerata tutta. Limitatore! Attenzione! Sottosterzo! Wow! Frena! Come tiene! Come tengono queste gomme! Fantastiche! Anche questa Lambo ha gli scarichi, soprattutto quello destro, ha lo scarico destro incandescente. Sto provando a buttarla un po' di traverso, ragazzi, ma devo ammettere che adesso ha un grip incredibile. Oh, sabbia, attenzione! Arrivano sassetti ovunque dalla Lambo. Oh, una Tesla! Ciao Tesla! Mi sa che siamo arrivati quasi in cima, perché vedo che qua sta cambiando un po' la situazione. Ci sono dei bar. Viewing Deck Park, infatti mi sa che siamo arrivati alla fine di questo tragitto, credo, perché come vedete ci sono i parcheggi. È stato spettacolare. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati dove? Adesso vi faccio vedere. Guardate, intanto abbiamo parcheggiato tutti qui e guardate che vista che c'è. Intanto da lì, guardate, c'è il Bob su rotaia e soprattutto dovrebbe esserci anche la zipline, ma guardate in che posto ci troviamo, quanto siamo alti. Abbiamo fatto tutta questa strada in piena, neanche me ne sono accorto, e siamo arrivati fin qua su. E guardate, ragazzi, che Bob su rotaia arriva fino qua giù, e come vedete è davvero ripido, quindi credo che ci sia da divertirsi qua. Ma comunque qui c'è anche la zipline più lunga del mondo, comunque è qui negli Emirati Arabi Uniti, in questo punto che dovrebbe essere anche forse il punto più alto di tutta la nazione, quindi è un posto veramente speciale. La strada è stata incredibile, credo che si sia visto dal mio pop, dal video, ma comunque adesso rilassiamoci un attimo qua sopra, che sembra di essere in una baita in montagna, e poi torniamo giù con calma, e per fortuna torniamo giù, così rifacciamo la stessa identica strada. Guardate, ragazzi, che spettacolo, stiamo per scendere, abbiamo fatto la pausetta qui al caffè, che è veramente un bellissimo posto perché c'è tutta la vista su queste montagne, ma guardate, abbiamo fatto un piccolo display di supercar, beh, neanche tanto piccolo. Ragazzi, eccoci qua con tutte le supercar parcheggiate qui nella rotonda, e guardate che incredibile lineup di auto di Ben, che vi ho già presentato, che ragazzi conosciamo già. Però ho una domanda, no? Ed è una domanda che è un po' scomoda, però volevo fartela perché giustamente guardate qua quante cose. So che siete voi in primis a essere curiosi su che cosa esattamente fa Ben, perché abbiamo detto che queste macchine sono a noleggio, giusto? Sì. Praticamente è... tutte queste sono a noleggio, a parte magari quelle che non qualcuna c'entravano, che è arrivata esterna. Sì, esatto. A noleggio. Ma non è che tu sei venuto a Dubai e hai iniziato a comprare macchine a destra e a manca, a metterle a noleggio, giusto? Esatto. È iniziato con il tempo, ma oltre al noleggio hai fatto, fai qualcosa o... Beh, oltre al noleggio, quello che possiamo dire è che Ben si vergogna di parlare dei suoi segreti. Intanto ti, non, vi presento, non mi piace spoilerare i segreti. Un po' timido sui segreti. Esatto, sì. Thomas. Sì, niente, parlavamo di Ben, non di Ben, dobbiamo parlare di me. No, a parte gli scherzi, no, io sono a Dubai un po' meno di lui, e in tutto questo c'entro perché la Huracan è mia, l'ho messa a noleggio assieme a Ben. La Huracan verde che abbiamo usato in tutti i video praticamente. Esatto. E dicevamo, no, Ben è stata una delle prime persone, prima di tutti i guru che vedete a Dubai, a fare pubblicità con Facebook, utilizzare le Facebook Ads, a fare business online, mettiamola così, quasi 10 anni fa ormai, sì, praticamente. Quindi sì, è stato uno dei pionieri. Abbiamo il nostro background, e detto ciò, quindi capiamo un po' da dove arriviamo. Ecco. E c'è anche, appunto, per quanto riguarda il noleggio, come si è presentato Thomas, non solo amico, anche investitore in questa esperienza, e cogliamo l'occasione per dire che comunque chiunque fosse interessato, chiaramente è un business che
che può essere condiviso. Accettiamo investitori. Ah, perfetto, avete sentito, ragazzi. Quindi, no, se avete qualche centinaia di migliaia di euro da spendere, parlate con Ben.